Più attenzione alla tracciabilità del pescato siciliano, maggiore risorse per la manutenzione di porti e maggiore efficienza dei FLAG, ovvero le nuove aggregazioni territoriali che riuniscono enti locali e associazioni con l'obiettivo di promuovere nuove strategie idonee a valorizzare le aree costiere e marine. Tutto sarà reso possibile con la prima tranche di finanziamenti da 16 milioni e mezzo di euro, pronta a partire il 12 settembre, per poi continuare con una seconda scadenza il 3 ottobre. La nuova programmazione per la pesca vede anche l'utilizzo dei fondi europei del FEAMP da 120 milioni di euro. Prevediamo di realizzare 8 FLAG che attraverso, come dire, il partenariato dei pescatori, dei territori, degli imprenditori del mare, quindi di costruire attorno, diciamo, all'attività del mare anche la riqualificazione dei nostri ambienti marini, dei servizi che le marinerie potranno offrire ai cittadini, insomma di rilanciare la vocazione marittima della nostra regione. Vanno contati questi 800 milioni di euro, che è il fatturato globale del sistema pesca siciliano, quindi è un sistema che merita sicuramente più attenzione e merita l'interesse e la richiesta di investimenti in innovazione, ricerca, sviluppo, soprattutto per quello che faranno i FLAG, questo nuovo strumento della programmazione comunitaria, possono attrarre investimenti anche da altri settori limitrofi.